Ok, allora, questo è Ciskay the Enchanting. Questo boss praticamente si fa molto facilmente, non è niente di che. L'unica cosa è che bisogna stare attenti a una pozza di veleno che fa a terra, ma avete tutto il tempo per schivarlo. E poi una sorta di cannone che lui fa, che bisogna bloccare con un'abilità che tutti avete. Magari non si chiamerà così, Crescent Wind, si chiamerà in un altro modo. Però se fate caso, tutti quanti nell'abilità che blocca avete scritto in bianco Interrupt casting of enemy skill that have a yellow casting bar. Quindi cercate questa dicitura perché tutti ce l'avete. Allora, ora vi illustro il boss man mano che lo faccio. Allora, inizialmente lui parte così con colpi di melee, colpi melee, quindi niente di che, diciamo, inizialmente. Ecco, questa è da interrompere. Se non riuscite a interromperla, potete comunque mettervi dietro al boss, tipo che è passato da questo lato, e lui non vi prende. Ecco, tipo così. Come vedete, non mi ha preso perché sono passato dall'altro lato. Solo che ora mi ha fregato perché, ecco, dovevo usare questa l'abilità per scappare, per evitare proprio questa pozza di veleno. Comunque, avete visto quanto danno fa? Ne fa tanto, quindi è il caso di evitarlo. Ecco qua, ora allora, che interrompiamo di nuovo e si riparte con il fight. Quindi, cioè, è molto basilare come boss, non ha niente di speciale. Ha due abilità, una si blocca e l'altra si schiva. Tutto qui. Ecco qua, questa qua si schiva in questo modo. Questa si blocca, quella gialla. Quindi, come vedete, proprio è stra facile. Non è proprio niente di che. Ora l'ho quasi ucciso. Sì, non c'è molto da parlare su questo boss, come potete vedere, perché è uno dei boss più semplici. O comunque tra i più semplici. Come vedete, io quando schivo l'abilità rientro quasi subito nel cerchio, perché in effetti l'abilità ha effetto proprio nel momento in cui lui la lancia. Una volta lanciata potete rientrare nel cerchio, cioè nella zona, perché tanto non vi farà danno. Vedete? Cioè non arreca danno. Una volta che l'hai schivato, l'hai schivato. Quindi bisogna uscire solo all'inizio, per quando lui la lancia. Ora, all'ultimo, quando sta per morire, come vedete, spamma molto il boss, le due abilità. Proprio perché sta morendo e cerca di difendersi in tutti i modi possibili, però purtroppo per lui soccomberà. Quindi, come vedete, molto semplice, molto elementare. Vabbè, tutorial finito.